Benvenuti in questa nuova puntata del format on-site, chiaramente Sport Television, dedicato a che cosa? Al Motor Show di Bologna edizione 2014. Due ospiti di quelli buoni, come si suol dire dalle nostre parti, qui con me, Roberto Bianchini, benvenuto, ciao. Ciao a tutti, Sport Television. Sport Television, chiaramente, la nostra emittente, e poi Giancarlo Riccio Ricciotti. In questo caso stiamo parlando del Deus Ex Machina, di quello che è poi tutto ciò che riguarda il mondo off-road, motocross, fuoristrada al Motor Show di Bologna, ma non solo, perché poi parliamo di Italia, ecco, di piloti italiani. E campionati italiani, giusto Roberto? Motocross al 100%. Sempre comunque invece il Riccio, perché ti chiamo anch'io così, ormai è il tuo nickname, la voce ufficiale, lo speaker, non solo anima e passione di questo, sì, che poi soprattutto. Voce racconta questo. Voce esprime e butta fuori quello che ho dentro, la mia grande passione. Ho avuto la fortuna di fare questo lavoro, di inventarmi insieme ad altri questo mestiere, e sono qui al Motor Show per commentare il settore due ruote con Carlo Bartalini e Maurizio, invece, che saranno i protagonisti in voce per quel che riguarda le quattro ruote. Tante, quindi esibizioni, tante gare, tantissima attività nell'area esterna. Allora giro una domanda a voi, ecco, una considerazione che facevamo, e poi noi racconteremo chiaramente molto dell'area 48. Allora, questo Motor Show che ritorna un pochino alle origini con un'importanza e una lista di esibizioni davvero molto importante. Riportare le moto al Motor Show penso che sia una bella cosa per tutti. Noi appassionati che venivamo al Motor Show proprio per assistere alla chiusura della stagione del motocross con i piloti, ci sono stati piloti americani famosissimi, non solo, grandi sfide. Ora abbiamo dei piloti italiani in questa giornata, poi ci saranno piloti anche stranieri che ci verranno a trovare. Una bella conquista. Noi è due anni che ci lavoravamo per riportare le moto su questa mitica area 48. Finalmente ci siamo riusciti. Siamo anche un po' emozionati, abbiamo combattuto con la pioggia per tutta la settimana, però la pista c'è, è pronta, poi fra poco sarà scoperta anche. Anche perché la storia del Motor Show di Bologna è lunga, classe 1976, la prima edizione, c'era un tale, un certo Giacomo Agostini che diciamo che fece da padrino a quell'edizione lì, ed è anche giusto che le moto ritornino in maniera importante. Vabbè, qua tutti e tre siamo di parte, perché sì, le moto ci piacciono in maniera particolare, anche le auto, però è giusto che il mondo delle due ruote, declinazione poi fuoristrada, che con lo spettacolo ci sta al 100%, tornino ad essere protagoniste e anche importanti a livello chiaramente di show e di spettacolo. Riccio, una domanda, stiamo per entrare nel vivo delle competizioni. Noi in questa serie di puntate di on-site dedicate al Motor Show di Bologna parleremo e racconteremo praticamente al 99% del mondo gare, e allora gli vogliamo dare due appuntamenti e dire, guarda, imperdibili. Assolutamente imperdibili, è tutto imperdibile il palinsesto del Motor Show. Oggi avremo la gara della classe 125, avremo un evento promozionale perché ci sono delle ragazze in pista, per la prima volta al Motor Show saranno in pista le ragazze del motocross, ma poi sarà un lungo weekend quello che ci aspetta, domani e dopodomani ancora motocross con la categoria MX1 e MX2, e il prossimo weekend sarà dedicato alle supermoto. Questo per quel che riguarda le moto. Inutile parlare delle quattro ruote, le NASCAR, la serie V8, poi avremo la prossima settimana, il prossimo weekend, il clou con il Memorial Bettega, e durante la settimana ancora tanti altri appuntamenti. Quindi, come sempre, il Motor Show è spettacolo e divertimento nell'area 48. E allora, detto questo, è giunto il momento anche per noi di uscire dallo studio e di andare proprio nell'area 48 con la prima delle gare che vedremo in questa lunga puntata di on-site declinazione chiaramente Motor Show di Bologna 2014. Ringraziamo Giancarlo, ciao, grazie. Grazie a voi, e naturalmente ci rincontreremo. Buon divertimento a voi a casa. Assolutamente sì, e ciao Roberto, grazie di aver riportato le moto qui, soprattutto fuori dell'area 48, ma anche all'interno di on-site, e andiamo proprio a vedere le gare di questa prima giornata del Motor Show di Bologna edizione 2014. Siamo qui presenti nell'area 48, il Motor Show 2014, in cabina di commento Gianmaria Gabbiani e Titi Onofrio Veneziani. Ciao Gianmaria, è un piacere stare qui con te in questa splendida giornata di festa, è un piacere stare qui al Motor Show che finalmente ha riaperto, dando a tutti gli appassionati la gioia di vivere le emozioni del motorsport.
Allora, per chi non ti conoscesse, tu insomma maneggi e fai il manager di piloti, gestisci dal kart all'automobilismo diversi atleti. Diciamo il primo con cui hai lavorato è stato Jimmy Bruni, l'epoca del Formula 1, poi è stato un continuo, o sbaglio? Non sbagli, è stato un continuo. Quest'anno è stato tra l'altro una stagione stupenda, perché con i miei ragazzi abbiamo vinto tanti campionati. Uno di questi ragazzi parteciperà dopo alla categoria della NASCAR. Allora, intanto parliamo di Eurovuoto. Per chi conosce queste vetture, le abbiamo già viste sotto il nome di Superstars, campionato dove ho partecipato diverse stagioni, macchina sicuramente interessante, 8 cilindri ovviamente la predominanza per quanto riguarda potenze che superano i 450-500 cavalli. In questo caso le semifinali sono appannaggio di Mercatali e Giudici, che vediamo in questo momento, e poi la seconda batteria della seconda semifinale, Battaglin e Thomas Biagi. Thomas Biagi, che dobbiamo dire aveva già vinto la categoria Superstars, due volte campione del mondo GT, sicuramente il favorito per la vittoria finale. Intanto tutto è pronto, circuito diverso dell'area 48, prima volta. Titi, tu l'hai visto tante volte con formule e con... come ti sembra questa edizione? Intanto è partita la semifinale. Beh, mi sembra bello, una rinascita del Motor Show. Si è partiti a piccoli passi, questo è un primo step. Certo, non ci sono gli sfarzi di qualche anno fa, però vediamo che l'agonismo in pista è sempre molto acceso, come possiamo vedere già dai primi giri della sfida tra Mercatali e Giudici. Beh, sicuramente il motocross, bellissimo spettacolo, non ha giovato però sull'asfalto, perché è effettivamente è abbastanza sporco, sembra di essere quasi una gara bagnata. Difatti obbligatoriamente hanno tutte le gomme rain. Forse anche peggio di una gara bagnata, perché è una gara praticamente quasi sul fango, quindi il grip che queste macchine dalla grossa potenza con la trazione sbocciolano è veramente scarso, e i piloti si devono impegnare in doti di equilibrismo per mantenere in pista la vettura. C'è da dire che le macchine ormai, le M3 sono abbastanza datate, sappiamo che c'è già la nuova versione M4, però comunque il loro fascino lo mantengono, il sound è quello BMW puro ed è sicuramente divertente per quelli che sono giunti qua dal vivo a seguire questa gara. No, non c'è tantissima gente come gli anni passati, onestamente, però quelli che ci sono sicuramente si stanno divertendo, perché le macchine, proprio per le caratteristiche della pista molto scivolosa e la trazione posteriore, costringono i piloti a fare dei traversi molto spettacolari e molto divertenti. Ricordiamo i nostri amici da casa, sono 4 i giri, poi l'inversione. Per quanto riguarda le manche, in questo caso Mercatali è in testa con un tempo di 3 secondi e 36 in più. Adesso avremo a breve il riscontro cronometrico. Mercatali insomma sta andando molto bene, insomma Gianni ha fatto un paio di errori, un paio di imprecisioni che insomma ha pagato con diversi secondi. Gianni è già un grande a continuare a stare in pista nonostante gli anni che avanzano, e comunque essere sempre molto competitivo. Adesso vediamo se nella seconda manche riuscirà a recuperare, mettendo a frutto quella che è la sua enorme esperienza in questo tipo di competizioni. Ma sicuramente Gianni è un pezzo di storia dell'automobilismo italiano, ce lo ricordiamo negli anni 90 quando corse con il DTM, con vetture ufficiali Alfa Romeo. Adesso ha sposato la causa BMW dopo diverse stagioni, questa macchina che ha, lui è orgoglioso di dire, ha praticamente rifatto da zero, investendo dei budget comunque importanti, però lo spirito di Gianni è sempre da ventenne. No, lo spirito è eccezionale. Poi dobbiamo ricordarci che Gianni è qui nella doppia veste di team manager e pilota, che non è un lavoro facile, perché anche il proprietario della stessa macchina con cui corre la prepara lui personalmente, devo dire anche molto bene, e poi si impegna anche nella gara a livello di guida. Intanto ancora a breve Mercatali, sì, sicuramente in vantaggio, un secondo e 73, quindi direi che salvo complicazioni Mercatali è già in finale. Dovrebbe andare in finale, a meno che non faccia, ripeto, non è facile perché la pista è veramente scivolosa, quindi i piloti devono rimanere concentrati fino all'ultimo secondo, perché quando tu hai un secondo e 7 di vantaggio basta una sbavatura, basta prendere un birillo di troppo, toccare un muretto che puoi pregiudicare anche il vantaggio che hai acquisito durante le due manche. Sì, devo dire che ho visto in una Audi la mattina di Giacon
non la vediamo in finale, quindi problemi tecnici, e a questo punto devo dire che l'unico outsider è Battaglin, che con la Lexus del team MRT by Innocentini sta difendendo insomma la sua macchina. Quindi diciamo un monomarca BMW con Mercatali, Giudici e Biagi appunto in lotta per le semifinali. Mercatali che ha replicato la prima manche prima dell'inversione, quindi ancora 4 secondi di vantaggio, incrementando ancora su Gianni Giudici. Battaglin è l'antagonista di Biagi nell'altra semifinale. Biagi sicuramente è il grande favorito. Intanto vediamo Mercatali aggiudicarsi questa semifinale abbastanza generalmente e proiettarsi in finale. Ritornando al discorso della semifinale, questa che staremo per vedere a breve, Battaglin ha un compito veramente difficile contro Biagi. Ricordiamo che Biagi è plurititolato in diverse categorie, vanta un'esperienza enorme e ha vinto diverse volte anche questo tipo di gare. Però Battaglin è un pilota molto coraggioso, molto istintivo, che sa esaltarsi in questo tipo di circuito, e quindi non lo prenderei sotto gamba, potrebbe rivelare qualche sorpresa. Ora, mi ha fregato nel 2005 proprio con la Superstars per un soffio, parliamo di centesimi, e devo dire che la guida funambolica di Battaglin è soprattutto spettacolare. Riesce comunque a renderla efficace, specialmente nella S lenta. In questo tipo di pista sicuramente sì, perché questo è un circuito praticamente cittadino dove si sfiorano i muretti, dove il margine di errore è basso e la differenza la fa un po' più di coraggio tante volte, quello che lui sicuramente ha. Questa è un po' una finale anticipata, magari sbaglio e Mercatali poi ci sorprenderà, però per quella che è la mia previsione, questa è la vera finale al momento. Intanto seconda semifinale, quindi inquadrato in questo momento Thomas Biagi all'uscita della S, nella parte opposta, prima del curvone, dovrebbe esserci proprio Alessandro Battaglin con la sua Lexus. Ricordiamo il peso della Lexus leggermente diverso rispetto alla BMW. Intanto è partita la manche, parte il cronometro, ripeto, grande favorito Thomas Biagi, ma Battaglin riesce sempre nell'ultimo secondo a dire qualcosina in più. Il peso può fare la differenza. Intanto vediamo solo inquadrato Thomas Biagi, forse problemi con la vettura di Battaglin, quindi sì, Battaglin ha dato forfait, quindi in questo caso una solo di Thomas Biagi per la finale, quindi abbiamo già una finale definita. Peccato per Battaglin, perché avrebbe fatto sicuramente una bella figura su questo tracciato. Thomas Biagi può approfittare di questo turno praticamente per fare un'ulteriore sessione di prove, per mettersi appunto la macchina ancora un pochino meglio e prepararsi anche mentalmente alla sfida con Mercatali, perché comunque sia rimanere un turno fermo su questo tipo di pista non è una cosa buona, perché ti spezza un pochino il ritmo di questi che sono i continui passaggi filo muretto che i piloti devono fare. Vorrei far notare la guida sempre pulitissima, conservativa, di sempre Thomas, pulitissima. Se io faccio il mio lavoro, non devo tirare, non devo far nulla, io giro 5 secondi più piano rispetto ai tempi fatti segnare nelle prove di stamattina. Tanto non ha nulla da dimostrare e si porta a casa, diciamo, la sua finale, quindi tra un paio d'ore avremo il verdetto. Ma Biagi è un pilota, devo dire, un grande professionista, ed è un pilota, uno dei piloti più intelligenti che ho conosciuto da quando faccio questo lavoro, e ormai sono passati quasi 15 anni. Forse non sarà il più veloce sul giro secco, ma in qualità, come doti di intelligenza, di messa a punto, di concentrazione, di cura del particolare, è veramente un grande sotto questo profilo. Unico, quindi inversione per quanto riguarda l'area di partenza, bandiera rossa, quindi il commissario indica ancora il semaforo, da qui a 5 secondi si parte. È ovvio che in scioltezza Thomas si vede spianata la corsa per la finale. Adesso siamo in attesa di questa finale
e anche decisamente anche un pilota fortunato, perché comunque trovarsi la strada spianata in questo modo in semifinale contro un agguerritissimo Bartalini è sicuramente un colpo di fortuna, ma la fortuna, come dico sempre io, aiuta l'audaci, nella vita non capita mai nulla per caso, e in questa semifinale è stata premiata la costanza di Thomas, la cura del particolare. Sicuramente la sua BMW è preparata al meglio e sono sicuramente i più accreditati a portare questa vuoto, Euro vuoto. Se non sbaglio, Battaglini è dello stesso team di Biagi, credo. E Battaglini corre con Nocentini. Intanto non so se hai notato la spanciata che ha dato Thomas nella S, toccando la marmita, e sembra una sciocchezza, però come guidava prima può indurre sicuramente al danno meccanico, quindi bisogna stare attenti anche, eccolo, ringraziamo la regia che ci... No, scusa, ti interrompo, non volevo dire Battaglini, volevo dire Mercatali. Sì, Mercatali è una sfida in casa e sicuramente le macchine saranno preparate in modo identico. È ovvio che Thomas ha qualcosina in più per quanto riguarda chilometri su questa vettura. In generale è un pilota che comunque ha un palmarès veramente di tutto rispetto. Credo che abbia vinto due campionati del mondo addirittura. Due campionati del mondo FIA GT con scuderia BMS Dallara, BMS ex Dallara Formula 1 in coppia con Matteo Bobbi. Quindi sicuramente Thomas quest'anno l'abbiamo visto protagonista nel Super Cup, non fortunatissimo, sicuramente categoria tra le più difficili ruote coperte al mondo, quindi tanto di cappello a Thomas che si è rimesso in gioco, essendo stato lui comunque uomo di riferimento BMW per tante stagioni. Infilarsi in un campionato così difficile ci vuole il coraggio.